Vi ricordate di Geja? È stata una sexy comica degli anni 80. Sensuale ed ironica allo stesso tempo, impossibile dimenticarla. Ma che fine ha fatto? Senza dubbio sarete curiosi di scoprire com'è diventata oggi dopo tutto questo tempo, vediamola. Francesca Carmela Antonacci, in arte Geja, è stata una vera icona degli anni 80. Un'artista a 360 gradi, non solo è stata un'attrice ed interprete, ma anche una talentuosissima conduttrice televisiva e cantante. Il suo umorismo e bellezza ha conquistato milioni di persone. Ma è già da tantissimo tempo che non la vediamo più sia nel piccolo e grande schermo, è completamente scomparsa dal mondo dello spettacolo italiano. Siete curiosi di scoprire che fine abbia fatto e com'è diventata? Appena la vedrete rimarrete a bocca aperta, è una donna stupenda. La carriera di Geja, impossibile dimenticarsi di lei. Classe 1959, nata il 16 luglio a Galatina, inizia la sua carriera nello spettacolo Sotto le stelle di Gianni Boncompagni. Geja è uno dei volti storici della comicità italiana. È diventata una vera icona, in molti l'hanno definita l'antidiva per i ruoli che interpretava da goffa e impacciata. La sua famosa frase "Sei una bomba" diventò un brano e lei debuttò anche nel mondo della musica. Ha recitato in diversi film, ma il successo è arrivato grazie al cinema, al fianco di Jerry Calà. Ma già negli anni 90 il personaggio di Geja finì nel dimenticatoio. Che fine ha fatto? Scopriamolo insieme. Geja, che fine ha fatto? E diversissima, foto dopo diversi anni lontana dai riflettori, Geja ha lavorato in teatro e ha vinto il noto reality show Ritorno al presente. La stessa attrice ha raccontato di essere stata scartata al provino di tale e quale show. Inoltre, in questi ultimi anni, ha esordito come regista, con il film L'esecuzione, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Recentemente l'abbiamo vista anche sul set della famosissima serie TV, Rosy Abate. Ma non tutti sanno che ha cercato di entrare in politica, infatti, si è candidata alle elezioni di Gallipoli, Lecce, nella lista Noi con Salvini. L'attrice che oggi ha 63 anni è anche fisicamente molto cambiata e diversa. L'età avanza, ma lei è una bellezza senza tempo. Da come possiamo vedere dalle foto, ancora oggi è una donna davvero bellissima. L'indimenticabile Geja fa ancora sognare milioni di persone con la sua sensualità, è incredibile.